uno speed date ai giardini pubblici di Ravenna per aiutare le aziende del territorio a trovare nuovi autotrasportatori. Il progetto, promosso da Confartigianato della provincia di Ravenna e Randstad Italia, in collaborazione con il Centro per l'Impiego e Aura Autoscuole Ravenna, arriva nella sua fase più importante. Dopo aver frequentato i corsi e superato l'esame di teoria, i futuri autotrasportatori hanno incontrato le aziende per un colloquio finalizzato all'assunzione. 13 le realtà imprenditoriali che hanno sposato l'iniziativa in cerca di conducenti di mezzi pesanti. Ad ottobre i corsisti sosterranno l'esame di guida. Nel frattempo potranno essere assunti dalle aziende con altre mansioni in attesa di diventare autotrasportatori veri e propri. In tutta Italia ad oggi sono 20.000 le posizioni vacanti nel settore. Facciamo incontrare le aziende del territorio interessate ad assumere autisti con patenti di categoria superiore, li facciamo incontrare con i corsisti che abbiamo in aula adesso all'interno del progetto Randstad for Driving. È un progetto di Randstad, della specializzazione logistica, nato per supportare le aziende e i candidati all'acquisizione di patenti di categoria superiore. È finanziato Formatemp, è un fondo a cui noi attingiamo per far sì che non ci siano costi per chi segue la formazione. Randstad ha investito in questo progetto da circa 2 anni, lo abbiamo fatto in collaborazione con un'ASCA che ci supporta con la rete di autoscuole e quindi andiamo con loro ad erogare la parte pratica e nello specifico a Ravenna abbiamo lavorato con Confartigianato. Abbiamo presentato il progetto alle aziende associate, ne abbiamo nel frattempo raggiunte delle altre ed oggi è il giorno in cui facciamo incontrare i corsisti, il primo incontro conoscitivo tra le aziende ed i corsisti. Progetto iniziato ad aprile, come sono state le risposte sia delle aziende che dei possibili autotrasportatori? Sono state molto positive, il riscontro è molto positivo perché la necessità è alta. In Italia mancano circa 20.000 autisti. L'accesso alle patenti non è sempre così facile perché i tempi sono molto lunghi e i costi sono elevati, per cui intraprendere la professione dell'autista non è tra le più semplici. Il riscontro è stato alto, abbiamo 15 persone in aula che hanno fatto una selezione con Randstad di Ravenna e con le aziende partecipanti. Al progetto hanno aderito intorno alle 13-15 aziende e oggi qui appunto abbiamo le prime 10 che incontrano i candidati. Abbiamo raccolto il grido d'allarme che arrivava dalle imprese sulla mancanza degli autisti, abbiamo trovato questa importante sinergia con Randstad e col Centro per l'Impiego di Ravenna per attivare questo progetto abbastanza innovativo, perché coinvolgiamo anche un'istituzione come il Centro per l'Impiego che ha permesso di portare questi ragazzi a formarsi per prendere le patenti. Per cui auspichiamo che vada tutto nel migliore dei modi, che si continui fino in fondo e vediamo anche già dalla presenza delle imprese quant'è l'interesse del mondo dell'autotrasporto per questo genere di problemi. Ci sono due tipi di problemi in questo momento per l'autotrasporto, uno un po' più generale e alcuni più contingenti. Se quello contingente riguardano l'aumento continuo e insostenibile anche per la filiera, non solo per l'autotrasporto, del costo del gasolio, che rende realmente difficile anche una minima marginalità, è un problema che è assolutamente del momento assolutamente contingente, è un problema di cui assolutamente il mondo dell'autotrasporto ha bisogno di risposte immediate e certe che permettano un minimo di marginalità e di lavorare con dignità e senza perdere nulla delle professionalità acquisite. Poi c'è un problema più generale, più strutturale, che è quello della mancanza degli autisti, che vediamo già da qualche anno diventare sempre più pressante e è un problema che, se non riusciamo a risolvere, condiziona pesantemente l'aspetto strutturale di tutta la filiera logistica e produttiva italiana. Che cosa cercate voi oggi come aziende appunto in questi colloqui? Il mondo del trasporto ha bisogno di figure nuove, motivate, di persone che purtroppo, facendo del sacrificio, perché questo mestiere comporta del sacrificio, abbiano voglia di mettersi in gioco e di essere persone, come dire, di fiducia, persone serie che possono ben rappresentare le nostre aziende nei confronti dei nostri clienti. Ecco. Come aziende, quali sono invece i problemi in cui andate incontro quotidianamente, vista appunto l'assenza di queste forze lavoro? Purtroppo, o per fortuna, le nostre aziende hanno dei committenti, per lo più aziende, insomma, clienti storici, aziende storiche,
del territorio e non, e quindi abbiamo preso degli impegni con loro, e il fatto di avere carenza di personale ci mette in difficoltà spesso, e quindi a volte siamo costretti a rinunciare anche ad accontentare i nostri clienti, non dico in maniera totale, ma a volte qualche viaggio dobbiamo delegarlo ad altri, e questo ci dispiace, perché se un cliente ti cerca ha piacere di essere soddisfatto da te.